scienza, bello scrivere, arte del mangiare bene. Ci voleva un genio per unire questi tre lumi della vita e nacque qui, a Forlimpopoli, nel 1820. Si chiamava Pellegrino Artusi, scienziato, critico letterario e gourmet. Ma quella per fabbricare un genio è una ricetta complessa. Si può partire da una fragranza, da un odore, quelli che permeavano casa Artusi, col padre, commerciante di spezie. Poi la si lascia riposare per 30 anni, quelli che Pellegrino passa da figlio agiato di una famiglia benestante, e quindi poi si mescola il tutto con una certa violenza. Nel 1851 una banda di briganti assalta Forlimpopoli, rapina le famiglie più ricche, malmena Pellegrino, abusa della sorella, distrugge per sempre la vita finora come era conosciuta e lo costringe a reinventarsi. Siamo a metà della ricetta. Far quindi riposare nuovamente l'impasto, almeno per 20 anni, con un po' di aria di Toscana. A Firenze, a Livorno, Artusi decide di cambiare vita. Fa l'uomo d'affari, poi va in pensione ed è qui che si inizia la cottura. È un sessantenne, ricco e colto, legge ogni classico possibile, studia la scienza per diletto e, mentre pensa e medita sul da farsi, cucina, sforna piatti e inventa ricette. Ed è qui che finalmente capisce. A 71 anni Artusi compone il suo capolavoro immortale, un manuale di ricette, La scienza in cucina e l'arte di mangiare bene, ed è un successo nazionale. Rigore del metodo scientifico, stile magnifico, esperienza. Artusi fornisce all'Italia neonata un manuale per mangiare in salute che aiuta a diffondere perfino la lingua italiana, oltre a pasta, minestroni, arrosti e piatti regionali. Muore felice, ultra novantenne, lasciando in eredità i suoi averi a Forlimpopoli. Il suo manuale di cucina è ancora un bestseller e contiene un insegnamento semplice che a volte il senso della vita va cotto col tempo a fuoco lento.